Dopo aver creato il nostro database su misura per raccogliere tutte le varie giocate settimanali e mensili nella prima video lezione del corso Excel, in questa seconda lezione aumentiamo il livello di difficoltà. Andremo a parlare di investimento di interesse composto e andremo a realizzare insieme lo schema per applicare appunto questa strategia di investimento nelle scommesse sportive e farti vedere come trasformare delle piccolissime cifre in veri e propri capitali a 5 zeri. Ti spiegherò passo dopo passo come realizzare questo schema che stai vedendo da poter applicare sia alle scommesse sportive sia ad altri metodi di investimento. Se ancora non mi conosci, io mi chiamo Luigi, sono un financial betting advisor, ovvero colui che crea e gestisce dei piani di investimento a medio e lungo termine utilizzando come asset finanziario il settore delle scommesse sportive. Ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale ed in questo nuovo video dove troverai parecchi contenuti che parlano di calcio, di money management e di scommesse sportive in generale. E terminata questa breve premessa, trasferiamoci all'interno del mio computer per iniziare ad applicare i primi concetti teorici di investimento a interesse composto sul foglio Excel. Allora, eccoci all'interno del mio computer per questa seconda lezione del corso Excel. Questo è il foglio Excel che avevamo lasciato l'altra volta. Nella prima lezione abbiamo fatto le prime due tabelline per quanto riguarda saldo iniziale e saldo finale dei vari conti gioco dei nostri bookmakers e poi abbiamo la tabella riepilogativa con tutte le varie puntate di settimana in settimana con il bilancio mensile finale. Detto questo però adesso siamo andati avanti, siamo alla lezione 2, quindi iniziamo a fare qualcosina per modificare. Andiamo a cliccare qui, foglio 1, clicchiamo doppio clic e possiamo scrivere quello che c'è in questo foglio 1, quindi in questo caso sarà compendio statistico, diamo invio, ok. Foglio 2, qui oggi andremo a fare comunque lo schema dell'interesse composto, quindi andiamo a cliccare qui e clicchiamo e scriviamo interesse composto. Per quanto riguarda qui, andiamo anche a modificare qui, quindi andiamo su File, salva con nome, e una volta fatto così andiamo su Desktop e praticamente creeremo un altro foglio di lavoro, quindi una copia del file precedentemente creato. Andiamo a scrivere lezione 2 e andiamo a dare salva. In modo che qui avremo lezione 2, quindi il nome del file è cambiato, un altro file separato dalla lezione 1, in modo tale che se dovessimo fare qualcosa, combinare qualche casino, comunque avremo un foglio di backup per andare a recuperare il nostro lavoro. Anche questa è una pratica sempre consigliata per chi lavora comunque con tanti dati qui su Excel. Detto questo, andiamo sul nostro secondo foglio per iniziare ad impostare lo schema dell'interesse composto. Per quanto riguarda lo schema dell'interesse composto, andrò a mettere, come abbiamo fatto nella tabella della lezione precedente, tutti i vari campi fondamentali, li andrò a modificare e poi ti andrò a far vedere come andare a generare tutti i vari numeri per quanto riguarda le varie formule da utilizzare appunto per l'interesse composto. Bene, questi sono tutti i campi principali che andremo ad utilizzare per creare il nostro schema di lavoro. Per quanto riguarda il numero della sessione, abbiamo comunque la sessione numero 1, la sessione di investimento numero 1, numero 2, eccetera. Anche qui mettiamo i primi due valori, clicchiamo qui, teniamo premuto e tiriamo giù con il tasto sinistro del mouse. Facciamo esempio 31 campi. Anche qui, capitale totale, con quanti euro vogliamo iniziare ad investire? Mettiamo qui 100. Euro di interessi, qui andremo a mettere comunque gli interessi generati su questo capitale per quanto riguarda la prima sessione di investimento. Qui andremo a fare praticamente, mettiamo questa, copiamo questa cella, la mettiamo qui e qui ci mettiamo rendimento. Rendimento praticamente sarà rendimento percentuale per ogni sessione di lavoro svolta, quindi abbiamo rendimento, qui facciamo finta di andare a generare un rendimento del 10% per ogni sessione di investimento vincente. Per quanto riguarda gli interessi, qui andremo a calcolare, intanto andiamo a zoomare un po' il foglio di lavoro e praticamente andremo a calcolare, intanto qui ci sarà il 10%, quindi andiamo ad aggiustare questa tabella, questa cella, andiamo a mettere percentuale, eccolo qui, 1000% no, 10% sì, perfetto, questa è quanto, andiamo a fare anche qui così e mettiamo anche un bel bold, così questo a colpo d'occhio abbiamo qui il rendimento 10%. E detto questo andiamo a fare la prima formula. La prima formula è questa degli interessi, quindi andiamo a calcolare un 10% su 100 euro. Quindi andiamo qui e clicchiamo su questa cella, digitiamo uguale, apri parentesi,
100 euro di capitale totale iniziale per il valore di questa cella. Chiudi, invio. Abbiamo i nostri 10 euro di interessi. Capitale finale è data dalla somma dall'interesse più capitale totale, che in questo caso iniziale, dei nostri 100 euro. Quindi andiamo qui, uguale, per fare la nostra formula, interessi più capitale totale 100, invio 110 euro. Il rendimento per cento, il rendimento percentuale lo andremo a calcolare in base al valore del capitale iniziale. Questo poi lo calcoleremo dopo. Per quanto riguarda qui, andiamo ad abbellire tutta la nostra tabella, quindi selezioniamo questa tabellina fino a qui, andiamo a mettere questi, ecco, i bordi così un po' più boldati, un po' più spessi, andiamo a mettere i dati centrali, andiamo anche a modificare qui i capitali, perché qua si tratta comunque di soldi, quindi per questa riga, per tutte le righe successive, si sta parlando sempre di soldi, quindi andiamo a mettere qui sul menu a tendina, valuta, ecco qui, perfetto. Rendimento qui lo andiamo a calcolare dopo. Adesso praticamente per quanto riguarda l'interesse composto andremo sempre a reinvestire di volta in volta i vari capitali ottenuti, quindi in questo caso andremo a mettere 110 euro. Qui in questo caso, visto che comunque ci saranno diverse sessioni di investimento, non andremo a digitare a mano 110 e a mettere a mano ogni volta il capitale calcolato, ma andremo a reimpostare questo valore di questa cella qui. Per far ciò andremo a mettere uguale, quindi ci diciamo alla cella, vatti a prendere il valore della cella G5. Clicchiamo su invio e qui apparirà 110 euro. Adesso dobbiamo calcolare l'interesse percentuale su questi 110 euro, quindi andiamo qui, la formula è la stessa, e andiamo a cliccare, andiamo a portare la cella, il valore quindi la cella giù. Adesso perché ci dà 0 euro se la cella selezionata è il 10%? Il perché te lo dico subito, questi sono molti degli imprevisti che potrebbero capitare a chi ha le prime armi. Io te li farò vedere tutti in modo tale da non andare nel panico qualora succederanno in futuro anche a te. Praticamente qui abbiamo la selezione di questa cella qui, vedi la F2. In quest'altra cella qui, avendo portato giù il valore, si trascina giù anche il valore di questa cella. Come puoi vedere è passato da F2 a F3. Per fare la stessa cella occorrerà bloccare la cella in questione. Quindi torniamo qui, andiamo qui. Per bloccare la cella significa comunque andare a lavorare sempre su questa cella ogni qualvolta andremo a modificare la nostra formula dell'interesse composto. Andiamo a bloccare la cella mettendo il simbolo del dollaro. Per mettere il simbolo del dollaro occorrerà cliccare, appunto, selezionare la casella con l'Alt F4. Cliccando Alt F4 apparirà, eccolo qui, dollaro iniziale F, dollaro 2. Clicchiamo su invio, abbiamo sempre i nostri 10 euro. Adesso se andiamo a cliccare, quindi andiamo a portare giù, abbiamo 11 euro perché praticamente la cella sarà rimasta bloccata al valore del 10%, quello che a noi ci interessa. Quindi una volta cliccato così andiamo a fare la somma, anche qui posso tirare giù tranquillamente perché comunque non mi serve bloccare nessuna cella, qui le celle comunque vanno avanti da sé, quindi eccole, queste qui, e più a mano più andremo avanti, tiriamo giù, facciamo un esempio, 0 euro perché qui comunque sono vuote, quindi apparirà lo 0, clicchiamo qui, eccole qui. Perfetto, quindi adesso andiamo qui, quindi qui adesso abbiamo investito 100 euro, abbiamo investito 110 euro, adesso dobbiamo investire 121 euro, quindi andiamo qui e praticamente passiamo da qui e tiriamo giù questa icona con il cursore. Qui 121 euro, la stessa cosa, tiriamo giù 11 euro e così via. Fare questo ragionamento per tutta la tabella che abbiamo a nostra disposizione. Quindi zoomiamo indietro, andiamo a modificare qui tutti i vari caratteri, facciamo conto di portarla a 50 sessioni di investimento, quindi andiamo qui, andiamo a selezionare 50 celle, perfetto, andiamo a selezionare quindi tutte queste celle qui per copiare lo stesso formato, quindi per rendere il tutto più leggibile, più facile leggibile e consultabile anche in futuro. Andiamo a selezionare queste celle qui e andiamo a trascinare tutto giù fino a che praticamente non risulti la tabella riempita. Eccolo qui, praticamente secondo il concetto di interesse composto, partendo da 100 euro dal capitale iniziale e facendo 50 sessioni, in questo caso sarebbero 49 sessioni consecutive con il rendimento del 10%, potremmo trasformare questi 100 euro iniziali in praticamente 11.739 euro e 09 centesimi.
Adesso praticamente andremo a calcolarci l'interesse di questi 11.000 euro sui 100 euro iniziali e andrò ad applicare una formula che adesso te la farò vedere. Praticamente la formula è questa qui. Per vedere la formula andiamo a fare un doppio clic, eccola qui. Praticamente si prenderà il capitale finale meno il capitale iniziale diviso il capitale iniziale per calcolare appunto il rendimento che nel nostro primo nella nostra prima sessione di investimento sarà del 10%. Adesso andiamo praticamente a portare giù la formula e andiamo a vedere appunto come cambi. Sarà 21%, poi andiamo avanti giù così, qui sarà il 77%, quindi 177 euro e 16 centesimi saranno il 77% rispetto ai 100 euro iniziali. Andiamo a cliccare qui per portare avanti tutta questa formula, tutto questo schema fino alla fine della tabella. Possiamo fare anche un doppio clic veloce. Eccolo qui. Praticamente tutta la tabella sarà riempita e abbiamo un 11.639,09% sulla somma base dei 100 euro iniziali. Quindi detto questo qui, praticamente vado anche ad abbellire un attimo qui la mia finestra, perché comunque anche questo è un dato importante della sessione, e quindi abbiamo realizzato uno schema per quanto riguarda l'interesse composto partendo da 100 euro iniziali e investendo sempre con un rendimento del 10%. E adesso che abbiamo impostato lo schema dell'interesse composto, facciamo una piccola pausa che voglio comunicarti una cosa molto importante. Prima di passare all'applicazione pratica della tabella che abbiamo appena realizzato, voglio ricordarti che se vorrai iniziare ad investire nelle scommesse sportive e crearti una rendita economica nel corso dei prossimi anni, sono aperte le iscrizioni al servizio in abbonamento del mio investimento Lice Method. Richiedendo un abbonamento di prova gratuito della durata di 3 mesi, potrai iniziare ad usufruire dei miei pronostici personali, con i quali da oltre un anno mi stanno permettendo di costruirmi un'importante entrata economica. Si tratta di un investimento, quindi non riceverai giocate in multipla per vincere tanto e subito, ma delle selezioni giornaliere dalla quota minima di 1,40 volte la posta, con le puntate adatte da seguire, derivate dal mio programma di Money Management, con l'obiettivo di raddoppiare il capitale di partenza nei prossimi 3 anni. Per abbonarti al servizio gratuitamente ti occorrerà mandarmi o una mail o registrarti sul mio sito internet luigisallusti.it. Comunque ti lascio tutti i link diretti qui sotto in descrizione. E detto questo, torniamo al nostro foglio Excel. Allora, eccoci qui tornati su Excel. Praticamente abbiamo impostato la tabella principale per investire con l'interesse composto, con la tecnica dell'interesse composto. Praticamente qui potremo andare a modificare il capitale totale iniziale, quindi potremo metterci magari 20 euro, possiamo metterci 30 euro e diamo invio, possiamo modificare cose importantissime, il rendimento, passare da un 10% ad un 20%. Come puoi vedere, anche tutti i valori automaticamente vengono cambiati in base ai criteri dati di input. Quindi abbiamo il tasso percentuale, il capitale iniziale andrà sempre comunque ad investire di volta in volta. Quindi anche qui, prima lezione, prima cosa che voglio dirti: perché continuare, perché fare delle multiple da 5, 6, 7 volte la posta e magari non concentrarsi su delle singole che abbiano magari un rendimento del 20-30%, quindi si sta parlando di un valore di 1,30 volte la posta, ed impostare le varie giocate utilizzando questo schema? Praticamente, se devo puntare 100 euro al mese sulle singole, preferisco magari puntare 10 euro e provare a fare una scalata, una progressione con interesse composto puntando su una quota di 1,30 volte la posta. Qualora comunque mi dicesse bene, comunque le cose sono molto più semplici rispetto alla multipla di 6, 7, 8 volte la posta. Qui si parla di quota 1,30, quindi potremmo comunque arrivare a generare una quota per 10, quindi a decuplicare il capitale di partenza azzeccando 9 pronostici dal valore di 1,30 volte la posta. Quindi ecco, utilizzando questo schema si inizia a modificare il modo di ragionare e di utilizzare il settore delle scommesse sportive, quindi il betting online, più come investimento che come gioco d'azzardo. Questa è solo una prima ipotesi di lavoro da poter applicare concretamente. A quello che voglio dirti adesso, prima di passare avanti, magari queste le vedremo in un altro video dedicato, magari più complicato perché saranno più formule, più cose da gestire, la gestione dei vari file di lavoro Excel con interesse composto. Qui ti voglio fare vedere anche un'altra cosa molto importante: facciamo caso di non investire, di non scommettere sempre a quota 1,30. Dovremmo andare a modificare la percentuale di interessi per ogni cella puntata, quindi per ogni sessione. In questo caso, come potete vedere, è sempre il 30%, dalla prima alla cinquantesima.
Quindi io quello che voglio fare è andare a modificare di volta in volta la puntata, quindi la quota che ho selezionato. Quindi andrò a modificare, a stravolgere tutto questo foglio di lavoro. Per prima cosa si andrà a salvare, perché qualora andasse qualcosa storto ci ritroveremo comunque il lavoro salvato. Seconda cosa, andremo a fare una copia di backup, in modo tale che se dovesse andare sempre anche qui qualcosa storto avremo comunque una copia, quindi dei dati di partenza sui quali poter andare a lavorare nuovamente. Quindi andiamo a fare un copia. Quindi selezioniamo tutto, clicchiamo dalla lettera D fino alla lettera H, copia, CTRL C, andiamo qui, CTRL V e andrà a ricopiare paro paro tutto il lavoro fatto finora, quindi la cella iniziale. Qui dobbiamo ricordarci di spostare la cella che abbiamo comunque fatto qui, andiamo, queste sono le celle uguali, rendimento, anche qui dovremmo spostare tutte le varie celle in questione, 1 e 2. Dobbiamo anche ricordarci di tirare giù tutti quanti i valori, ecco qui, perfetto. Qui abbiamo il valore 13, 3,90 euro, anche qui andiamo a spostarlo. Queste sono delle accortezze che occorrerà fare ogni qualvolta si crea questo stile di lavoro, quindi fare una copia di backup. Avremmo anche potuto fare un salva con nome, fare un altro file a parte sul quale poter lavorare, però fare troppi file poi magari uno si dimentica delle cose sull'uno e poi sull'altro non se le ritrova, è più complicato. Magari facendo questo tipo di tattica, se così possiamo dire, possiamo comunque utilizzare un foglio solo di lavoro e andare a modificare di volta in volta. Una volta replicato interamente tutta la nostra cartella di lavoro, potremo comunque andare o a selezionare un altro foglio e quindi andare a selezioniamo tutto quanto cliccando su questa icona qui, copia, CTRL C, CTRL V, e abbiamo un altro foglio di lavoro. Anche qui possiamo andare a mettere interesse composto, percentuali diverse. Adesso andiamo qui, praticamente andiamo a lavorare su quest'altro foglio, ma è uguale, possiamo anche cancellarlo e tornare qui su quello precedente, è indifferente. L'importante è, voglio farti vedere e capire come poter modificare in corsa, modificare secondo i tuoi parametri di piacimento il foglio che abbiamo appena, la tabella che abbiamo appena elaborato. Praticamente andiamo qui. Qui dovremo mettere come cella un rendimento che cambierà di volta in volta. Quindi andiamo, facciamo un copia e incolla, qui facciamo un copia e incolla, allarghiamo il tutto e qui abbiamo un rendimento del 30%. Facciamo conto di non investire più al 30%, ma di iniziare la nostra scalata con la prima sessione al 10%. Mettendo 10, qui devono cambiare anche gli altri dati, zoomiamo un attimino, quindi dovremmo ottenere 1 euro, 11 euro e rendimento del 10%. Detto questo, dobbiamo andare a modificare le varie celle, quindi doppio clic. Abbiamo la cella, questa rimane comunque attiva, questa qui non ci interessa più niente, la spostiamo cliccando qui e qui compare un euro. Qui capitale finale 10 più 1, 11, rendimento 10%, eccolo qui, e questo va bene. Seconda cella, 11 euro, ok. Questa qui adesso dobbiamo andare qui e cliccare e portare giù tutti i valori, eccolo qui, perfetto. Adesso praticamente abbiamo 10 euro. Abbiamo il 10% perché comunque rimarrebbe la cella bloccata. Andiamo a togliere i due simboli del dollaro, quindi andiamo qui, canch e canch, perfetto. Questo triangolino riguarda l'errore, perché comunque abbiamo modificato la formula che è diversa da tutte le altre che troviamo qui sotto. Per ovviare al problema occorrerà comunque modificare correttamente il nostro foglio di lavoro, che lo vedremo nei prossimi 5 minuti. Praticamente andiamo qui, clicchiamo qui. Qui andremo a spostare, perché qui non ci interessa più il 10%, ma andremo ad investire secondo un altro criterio di rendimento. Quindi andiamo qui, abbiamo 0, 0, perché comunque abbiamo il valore 0, qui non c'è niente. Quindi andiamo a copiare qui e a portare tutto il rendimento con il valore base di 10%. Andiamo qui a modificare, quindi passiamo da un 10% nella prima sessione a un 20% nella seconda. Clicchiamo, digitiamo 20, invio, eccolo qui. 11 euro per il 20%, 2,20 euro, che sommati ai 11 euro diventa 13,20 euro, per un totale del 32%. Detto questo, andiamo, ancora qui c'è l'errore, lo portiamo avanti, trasciniamo fino alla fine, eccolo qua, l'errore è sparito, non c'è più. Praticamente adesso abbiamo questo rendimento che farà testo per quanto riguarda questa tabella. Qui, per non sbagliarci, possiamo anche cancellare tutto.
qui andiamo a modificare tutte le varie puntate del caso. Qui abbiamo 13,20 euro, praticamente da 10 euro possiamo investire il 5% e i valori cambiano, possiamo investire al 50% e i valori cambiano, e via via discorrendo in base al, appunto, alle varie giocate che uno vorrà fare di volta in volta. Quindi questa è una tua libera scelta, l'importante è capire quali criteri, quali celle andare a cambiare di volta in volta. L'ultima cosa che ti voglio dire, e poi chiudiamo con questo filmato, anche perché sarà diventato lunghissimo e molto comunque snervante, soprattutto per chi ha le prime armi, magari ti consiglio di vedertelo più volte e di replicare quello che sto facendo io in questo video tutorial anche su un tuo foglio elettronico Excel, perché più prenderà dimestichezza e tutto poi sarà in discesa, veramente saranno tantissime funzioni che andremo a vedere e quindi anche cose molto più complicate che miglioreranno di gran lunga il tuo modo di fare betting. Detto questo, ultima cosetta molto importante è la seguente per quanto riguarda il capitale totale. Non è possibile andare a scommettere 13,86 euro, 20,79 euro, ma solamente cifre pare, quindi 20 euro, 21 euro, sempre comunque in base 1, quindi con l'unità minima di scommessa che è 1 euro per quanto riguarda i vari bookmakers italiani. Quindi dovremmo andare a modificare e quindi ad arrotondare o per eccesso o per difetto questo valore qui. Quindi andiamo qui nella nostra prima cella, doppio clic uguale qui, e dovremmo mettere la funzione arrotonda. Quindi andiamo qui e digitiamo arrotonda e ci compaiono le varie funzioni disponibili. Abbiamo diverse funzioni, ma quelle più conosciute sono arrotonda generale, arrotonda per difetto o arrotonda per eccesso. Cosa vorrebbe dire? Se abbiamo il valore 13,70, arrotonda per eccesso, da 13,70 ce lo porterà a 14. Se abbiamo magari 13,45 arrotonda per difetto, invece di andare a 14 ce lo porterà a 13. In questo caso noi andremo ad arrotondare per difetto, quindi andiamo a cliccare questa seconda voce, doppio clic, e ci copia e incolla la formula in questione, arrotonda per difetto matematico. Qui abbiamo una cella che è questa qui del capitale finale. Andremo a mettere un punto e virgola e andremo a mettere il peso, quindi la cella, il valore di riferimento per l'approssimazione, in questo caso alla prima cifra dopo la virgola, quindi ai decimi di euro. Quindi andiamo a mettere 1 e andiamo a chiudere la nostra formula. In questo caso sarà sempre 11 euro, le cose andranno a essere modificate trascinando questa formula qui. Guarda qui, adesso la cosa molto importante è che 13 euro passeranno a 13 euro, 13,65 passeranno a 13 euro, avremo sempre un valore diverso, perché comunque il nostro budget andrà a essere modificato di volta in volta. Quando avremo degli obiettivi, quando avremo comunque degli interessi che supereranno l'euro di puntata, comunque andrà a modificare anche la puntata totale di questa appunto di questa colonna qui. Quindi portiamo avanti tutto il nostro rendimento. E quell'altra cosa che voglio farti vedere, la seconda cosa, ricordati nella cella, nella sessione numero 24, il valore di 111,20 euro. Arrotondando per difetto il valore si abbasserà notevolmente, perché comunque andremo ad investire meno soldi rispetto al totale. Eccolo qui, avremo da 111 euro 94 euro, quindi avremo comunque risparmiato qualche soldo in più che potremo mettere magari in un fondo di accantonamento da poter utilizzare per le prossime scommesse. Ma qui è una lezione un po' più avanzata, perché dovremmo mettere altri campi da questa tabella che abbiamo comunque estrapolato in questo video. È una cosa molto più complessa che te la spiegherò nel dettaglio nei prossimi video, che troverai sempre qui sul mio canale YouTube nei prossimi mesi, dove andrò ad applicare, ad approfondire nei dettagli la situazione appunto dell'interesse composto. Siamo giunti alla conclusione di questa seconda video lezione del corso Excel. Hai potuto iniziare a vedere le potenzialità di questo programma e la realizzazione appunto di un piano di investimento con interesse composto applicabile realmente. Ti ricordo sempre che se hai qualche domanda, qualche dubbio o desideri ricevere qualche chiarimento in merito, ti lascio comunque qui sotto tutti i link per mandarmi una mail privata o magari commentare anche questo video con tutte le tue domande, alle quali risponderò nel minor tempo possibile. Se ancora non ti sei iscritto al mio canale, ti consiglio di farlo subito, anche per non perderti i prossimi contenuti video. Ti basterà cliccare su questa immagine che è appena apparsa, attivare anche la campana delle notifiche e mettere magari anche un bel mi piace al video se lo ritieni opportuno. Grazie del tuo tempo e noi ci vediamo in un prossimo video.